Francesco, buonasera. Buonasera. Ti chiedo una domanda classica, se ti aspettavi di essere protagonista così, insomma. Me l'aspettavo no, però lo volevo essere protagonista perché venivo da un po' di partite che comunque venivo impiegato poco perché il mister faceva scelte diverse, però penso di essermi fatto trovare pronto e quindi sono contento, soprattutto per la vittoria, ma per la squadra che se lo merita. Riccardo Giulietti, questi tre punti sono fondamentali e importantissimi. Sapete che occorre seguitare, cosa vi siete detti alla fine della partita? Previsione futura. Ma noi siamo un gruppo sano, quindi noi sapevamo che oggi era una partita importante, una finale per noi, perché comunque quelle sopra avevano vinto tutte, quindi noi dovevamo stare attaccati al gruppone di sotto. Quindi noi ci siamo detti che con questa mentalità e con questa voglia possiamo dar fastidio a tante squadre. Quindi è normale, se siamo là sotto dei problemi ci sono, non ci dobbiamo nascondere, però sappiamo anche che siamo un gruppo sano e dobbiamo lavorare forte in settimana per cercare di andare più forte degli altri durante la partita. C'è stata una certa differenza fra il primo e il secondo tempo. Il primo tempo ottimo, secondo di contenimento, magari abbiamo peccato un pochino sul possesso palla, abbiamo dato un pochino spazio, anche se abbiamo rischiato onestamente. Sì, secondo me infatti poco. Abbiamo rischiato poco al secondo tempo, quindi abbiamo un po' cercato di contenere, ma siamo entrati anche il secondo tempo forti con la mentalità di volerla portare a casa a tutti i costi la partita. Ciao Francesco, buonasera. Ciao. Complimenti anzitutto. Grazie. Giovanni Cardarello, Social Media Soccer. Un dubbio, il mister da diverse settimane batte forte sul fatto che la condizione fisica è in crescita. Per la tua visione, a che percentuale siete di quello che si aspetta il mister? Cioè a che livello di condizione fisica siete arrivati sostanzialmente? Ma noi possiamo ancora migliorare tanto sotto l'aspetto fisico, perché come ci dice il mister, il mister è uno che durante la settimana ci fa lavorare forte, quindi è normale che all'inizio era un metodo un po' diverso di lavoro, ma pure il mister ce l'ha detto, ma adesso siamo mentalizzati col suo metodo di lavoro, quindi secondo me siamo a un buon punto. È normale, si può sempre migliorare e quindi dobbiamo solo cercare di andare in settimana di lavorare sempre più forte. Grazie mille. Prego. Francesco, buonasera. Buonasera. Torino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo Web Radio TV Perugia. Complimenti per la prestazione. Due magnifici gol, soprattutto il secondo. Però diciamo che da oggi ha giocato tutta la squadra, veramente. Cioè, avete concepito la gara in maniera corretta, giusta. Volevate fortemente questi tre punti. La squadra ha giocato per i tre punti, ha giocato, non si è risparmiata. Ha avuto una gestione, diciamo, buona anche della gara. Avete avuto tantissime occasioni, avete corso per tanti minuti, quindi vuol dire che la squadra sta crescendo, sta bene anche fisicamente. Sì, noi, come ho detto prima, noi stiamo lavorando forte. E questa era una partita per noi, come ho detto, ma non questa, pure tutte le partite che affrontiamo le dobbiamo affrontare con questa determinazione, perché se le affronti così poi ci sta che ti può pure andare male, però se a maggior parte delle volte ti va bene. Quindi oggi abbiamo fatto tutti una gran prestazione, infatti sono contento per questa vittoria perché comunque ce lo meritiamo. È normale che mo adesso dobbiamo prepararci perché andiamo a Benevento dove è un'altra partita, ci aspetta un'altra battaglia, quindi noi dobbiamo cercare di prepararla bene perché noi vogliamo uscirne da questa situazione, perché come gruppo, noi siamo un gruppo sano, come tanti dicono che gruppo è una cosa, ma noi siamo un gruppo sano. Quindi dobbiamo solo cercare di uscire da questa situazione, perché anche a noi non è che siamo contenti, anzi. Quindi speriamo di continuare così. Ma vedi, è un Perugia crescendo, perché anche a Cagliari, per esempio, ha dimostrato onestamente di non meritare la sconfitta, se non per quelle due, diciamo, chiamiamole così, disattenzioni. Quindi sì, ma la Serie B sono episodi che ti può girare bene, come con la SPAL qua, è normale. Però noi dobbiamo cercare di andare forte e poi secondo me i risultati arrivano.
Quanto possono pesare quei 3 rigori sbagliati? Lo so. Ormai è passato, quindi dobbiamo guardare avanti, quindi siamo tranquilli e mo dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale. C'è una dedica particolare che vuoi fare per questi 2 gol? A chi? A qualcuno? Io voglio dedicare a mia moglie e ai miei 2 bambini, Camilla e Leonardo. Infatti ne ho fatti 2 così, uno per uno, non ci stanno, se un po' non li dica, quindi sono contento. Hai accontentato tutti, tutti insomma. E 2, sì. Quindi per Natale hai portato un regalo bellissimo al Perugia e anche in famiglia. Sì, infatti, sono contento anche per questo. Grazie. Prego.